Buonasera. Benvenuti a questa live domenicale dedicata ad Across the Grooves. So che non è una delle serie più amate qui sul canale, anzi, e io stesso sto facendo un po' di fatica a finirlo, però ragazzi, se andiamo avanti così dovremmo riuscire con la prossima live a completarlo. Fatemi sistemare un attimo il chat. Ok, appare lì l'overlay, c'è. E siamo al quinto capitolo. Aspettate che sistemo un po'. Ok, Chapter 5, Catabasis. Quando il treno notturno finalmente si ferma alla stazione Saint-Jean, salgo. Aspettate un attimo. Ciao a me, Luca, buonasera, benvenuto. Vero? Troppo tempo. Aspettate un attimo che c'ho il monitor che sta facendo le bizze ed è storto. Mi confermi, Luca, se mi senti bene o no? O se c'è ancora il problema che dicevano gli altri oggi? Perché così capisco se si tratta di un problema del microfono oppure se era Discord piuttosto che OBS. Anche oggi, ok, grande, grazie. Cercando di mettere qualcosa sotto il monitor. Oh, ok. Non so perché è leggermente storto. Vabbè. Allora, stasera questo gioco non sta prendendo molto bene il mio pubblico, e neanche me in realtà. Eccolo appunto. War. Don't. Facciamo una presentazione a Warbumper, andate a seguirlo, ma visto quello che scrive, a vostro rischio e pericolo. Penultimo capitolo di Across the Grooves. In settimana lo finiamo, così chiudiamo questo capitolo e poi si comincia Ori and the Will of the Wisps. Allora, quando il treno notturno arriva finalmente alla stazione Saint-Jean, War. Grazie mille per la risub, davvero. Com'è che brutti modi. Poi, a proposito di sub e cose simili, io stavo pensando di fare una cosa il giorno del mio compleanno, ma sto cercando di architettare qualcosa di un po' carino. Non per me. Ciao Luca, buona serata, grazie per essere passato. Ragazzi, Medster, qui in chat lo rivedrete, entro la fine del mese qui su queste stesse frequenze, diciamo così, come si diceva una volta, su questi lidi. Salgo sulla banchina per emergere nel centro di Bordeaux, al Turning of the Year, alla fine dell'anno, e sono overwhelmed, sopraffatta da un senso strano di sollievo. Forse è quello che chiamano nostalgia di casa. Anche se sono stata via da Bordeaux per pochi giorni, sembra quasi un secolo che sia passato da quando ho cominciato questa avventura che mi ha portato a Parigi e più avanti fino alle terre primeve di Scozia. E da che punto siamo? Non ancora, questo capitolo c'è la faccione di Eva in primo piano, quindi immagino che sia, che sarà lei. No, sono un cretino, non ho fatto lo screenshot. Porca vacca. Vabbè. Muccone.
mossa dall'abitudine, salgo su un tram. Poi i miei passi mi portano a casa mia, nel distretto Saint-Pierre. È solo nel momento in cui ho visto nella borsa e tiro fuori un mazzo di chiavi che non sembrano per niente le mie solite chiavi, che realizzo che probabilmente non vivo nello stesso posto in questa realtà. Salto sul tram, cago pure, ma cos'è? E per ciò che importa, forse non vivo neanche a Bordeaux. Controllo l'orario. È passato mezzogiorno. Mio fratello non risponde di solito a quest'ora del giorno. Quando non sta pranzando con i clienti, tende a lasciare il telefono sulla scrivania in ufficio. Canzone travisata è il Trimedusa, non le conosco. Digito il numero di Marie mentre cammino verso un piccolo bistrò dove mi piace mangiare di solito. È sia sorpresa che contenta di sentirmi e si assicura che... E mi dice che posso dormire a casa loro questa sera. Non c'è problema. Mangio una insalata veloce, seguita da un doppio espresso per combattere la stanchezza del viaggio notturno nella cuccetta, prima di dirigermi verso Saint-Michel. Ma il disco 15 l'ha ancora... Sì, l'abbiamo appena iniziato. Il disco non l'abbiamo ancora recuperato. Prendo in considerazione l'idea di passare per casa, per l'appartamento che condivido con Ulisse, in caso magari in questa realtà lui vivesse ancora lì, prima di decidere che sarebbe probabilmente più produttivo andare direttamente a vedere trovare Mark al negozio. No, quando mi ritrovo davanti al negozio sono sorpresa di non trovare un negozio musicale ma un fioraio. Controllo più volte di aver preso che l'indirizzo sia quello giusto, guardandomi intorno e poi tornando nella strada per paragonare la posizione dell'ufficio con quello del palazzo che ho nella memoria. Non ci sono dubbi, in questa realtà il negozio di Mark non esiste. Entro per chiedere e la donna alla cassa conferma che c'era un negozio di dischi qui ai vecchi tempi, ma sono 2 o 3 anni da quando il suo capo ha rilevato il posto. Però non riesce a dirmi cosa è stato dei precedenti occupanti e non riesce nemmeno a darmi il suo eventuale indirizzo. Senza nulla da aggiungere, me ne vado, preoccupata. Forse mio fratello e mia cognata saranno in grado di dirmi di più. Mando un messaggio veloce a Marie, suggerendogli che ci incontreremo alla nostra solita brasserie. Risponde che sarebbe più facile se le raggiungessi direttamente a casa sua, a fine serata, da fine pomeriggio. Allora, okay, decido di farmi una passeggiata in città. Quando suono il campanello a casa sua, è già arrivata, appena arrivata. Ciao Alice! Che sorpresa aveva il tuo messaggio, sono secoli da quando che non ci vediamo. Abbraccio Marie e la seguo in salotto. Guardo la culla senza disturbare il mio nipotino che si è già addormentato. Ho detto a Robin che sei qui, è contento che ci abbia chiamati. Sta passando a comprare un po' di cose mentre torna da lavoro, così mangiamo a casa se ti va. Avremo una giornataccia domani. Sì, certo, perfetto per me. Mi spiace avervi avvertito così tardi. Posso farti qualcosa da bere? Certo. Marie fa un gin tonic e apre una birra per se stessa. Poi ci sediamo in salotto. Non so che canzone napoletana sia. Quindi com'è la vita a Londra? Oh, lavori ancora nel negozio di dischi? No,
Chissà se a fine capitolo scorso avessimo deciso di andare a Londra, se avremmo trovato il negozio di dischi ca e casa sua. Ci vuole uno sforzo enorme da parte mia per nascondere la sorpresa di tutte le informazioni che Maria mi ha appena dato sulla mia nuova vita. Aspettate un attimo che qui ci sono disturbamenti nella live. Mi muto un secondo. Oh. Sì, tra l'altro ti è venuta una voce, Paolo, super da anzianotto. La voce napoletana. Ciao Fabio, buonasera, benvenuto. Come stai? Allora, aspettate che facciamo uno shoutino per interposta persona. Alla nostra amica Tsuki. E prosegue. Quindi Mari ci ha dato in 3 secondi delle informazioni papapam che ci hanno destabilizzati. Come sospettavo, non lavoro più in banca e sembra che ora io viva a Londra. Sì, va tutto bene. Solita storia. Marie ride. È solito per te. Da quanto vedo, la tua vita è una vera figata. Non c'è nulla di solito con te. Cosa ti porta a bordo? Questo è il momento di chiedere di Ulisse. Ma mi devo avvicinare il discorso con cautela. Non ho idea di come spiegare a Marie che le mie memorie del passato, degli ultimi 3 anni, non hanno niente a che vedere con ciò che è avvenuto in questa realtà. Ragazzi, mi confermate che mi si sente bene? Perché Madster diceva di sì, però oggi abbiamo giocato a Cthulhu su Discord e dicevano che c'era un fischio in sottofondo quando parlavo. Non era OBS, quindi non so se sia il microfono oppure altro. Ti ricordi Ulisse? Sì, bene, ok, grazie. La faccia di Marie si scurisce. Certo che mi ricordo Ulisse. Ma mi stupisce che tu voglia parlare di lui. Oh, cazzo. So che la sua morte ti ha colpita molto. E di solito è un subject, un argomento che vuoi evitare, tendi a evitare. All'improvviso è come se il mondo mi stesse crollando addosso. La sua morte? Marie mi guarda preoccupata. Combatto per mantenere la calma. Ulisse è morto in questa realtà? Deve essere a causa del disco, per colpa mia. Senza sapere cosa fare,
davanti alla mia reazione, Marie mi prende la mano con affetto e mi ricorda le circostanze della sua morte, cercando di evitare il mio sguardo. Sì, è stato investito da un'auto circa 3 anni fa. Ah, deve essere stato dopo che mi sono trasferita a Londra. Sei sicura di stare bene? No, voglio dire, sì, scusa. È che è tutto ancora così fresco, vivido per me. Ciao Steve, benvenuto, buonasera. Marie mi guarda ancora preoccupato, più preoccupato. Come stai? Stivone fighterone. Benvenuto, buona domenica sera. E dici come è andato il tuo weekend? Mentre noi qui abbiamo appena fatto un casotto con il disco, evidentemente. Perché il fidanzato di Alice, a quanto pare, è morto. Spero che non sia ancora quell'affare della setta. Oh Madonna. Ai tempi mi hai spaventato parecchio con questa storia. Ci vollero mesi per accettare l'incidente. Che l'incidente sia stato davvero un incidente. Cazzo. Approfondiamo la cosa. Sì, non ti preoccupare. Ovviamente ti ricordi di Ulisse. Di Ulisse. Ciò che voglio dire era... Sono venuto a Bordeaux per vedere Mark, il suo vecchio partner. Weekend di lavoro con ostello pieno. Passato il pomeriggio a casa con un paio di amici a giocare al picchia picchia. Bravo. E l'ho preso duro. Non ci crede nessuno. In merito a qualche dettaglio sull'eredità che è ancora aperta, e sono stata io a dovermi occupare di tutto. Beh, buono a sapersi. Marie sembra leggermente sollevata. Ma tu invece, dimmi come ti va la vita a Bordeaux. Com'è essere una giovane madre? Chiacchieriamo un po' di questo, del più e del meno. Robin arriva con le armi piene di spesa, proprio dopo che Marie ci ha appena versato un secondo drink. È super contento di vedermi. Dal suo punto di vista sono mesi da quando ci siamo visti l'ultima volta, un weekend a casa loro, non molto dopo che la loro figlia era nata. Mi offro di aiutarlo in cucina, ma insiste che io tenga compagnia a Marie. Si chiude in cucina, mentre Marie e io continuiamo a chiacchierare. Cerco di non perdere il filo del discorso, ma in un angolo della mia testa sto cercando di unire i puntini in merito a ciò che è successo ad Ulisse. Penso a cosa mi hai detto l'ultima volta che ho sentito il disco. Immagino che in questa realtà Ulisse non sia andato a Parigi. E visto che è stato a Bordeaux, Eva, degli Ion Kairos, è stata in grado di rubargli il disco, cosa che gli ha costato la vita. Robin ci dice che la cena è pronta. Aiuto Maria a preparare la tavola e poi mangiamo il risotto delizioso che Robin ha preparato con un bicchiere di vino bianco. Cerco di godermi il momento, anche se i miei pensieri mi stanno trascinando nel futuro e in tutte le sue incertezze. Ulisse è morto in questa realtà per colpa mia. Realizzo che non posso accettare questa informazione, non finché c'è la possibilità di ritrovarlo. Non finché ho la possibilità di mettere le cose a posto, di cancellare questa realtà, questo mondo finto. A prescindere da quanto questo mi costerà. Mi ricordo la storia di Enzo. Il disco gli ha rubato l'amore della sua vita. Ho davvero possibilità di farcela? Con lui non ha funzionato. Non importa cosa succede, ma devo provare. Ho preso una decisione. Mi serve il disco e devo trovare un modo di prenderlo dalle mani di Eva. Arthur Pullman mi ha dato l'indirizzo della loggia a Praga.
subito, pim pam pum. Il giorno dopo, per prima cosa, quando cago ti penso, mio caro Enzo, cosa vuol dire? È un'altra canzone. Il giorno dopo, per prima cosa, salgo su un aereo, direzione Praga. È già tardi, quando il bus dell'aeroporto mi lascia ad Andel. Il primo volo che sono riuscito a trovare partiva nel primo pomeriggio, giusto al tempo del check-in e tutti i controlli di sicurezza. Se ci aggiungi un'ora di viaggio con i trasporti pubblici per arrivare al centro, il sole invernale è quasi tramontato. Quando comincio a camminare lungo la strada al fianco di Petrin Park, i fiocchi di neve cominciano a fluttuare nell'aria mentre giro in una piccola stradina alla destra per entrare nel cuore di Malostrano, la città bassa che fronteggia la città vecchia oltre il fiume. La Magione Lorenz è un grosso edificio del XIX secolo con una facciata a colonnati di ispirazione classica. Sul frontone embossed, quindi in rilievo in oro poco pacchiano, lettere greche fanno il nome del Aino Kairos, in modo che tutti lo possano vedere. Ho due opzioni. Potrei provare l'approccio diretto, chiedere di parlare con Eva e cercare di convincerla a farmi ascoltare il disco. Oppure potrei cercare di intrufolarmi nell'edificio e sperare di trovare il disco. È un mangiadischi, prima che tutti gli occupanti si accorgono della mia presenza. A vada che davvero, no. In ogni caso, le mie chance di successo sembrano proprio poche. Oh, ninja o bussiamo? Allora, visto che è un gioco di un'ambientazione realistica, a parte i viaggi nel tempo, Urbumper dice ninja. Steve, gli altri? Tsuki, Fabio? Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. La musichetta del film delle Tartarughe Ninja degli anni 90. Paolo dice ninja, io stavo dicendo che siccome il gioco c'è comunque la nostra personaggia è un personaggio normale, non ha poteri o cose simili, ha più senso entrare e dire, cioè, bussi e dici, uè Eva, mo mi fai ascoltare il disco, così tu in questa realtà ce l'hai, io me ne vado. Chissà se questa realtà è la vera realtà oppure è tipo il multiverso. Dai, facciamo i ninja come dice Paolo. Decido di entrare in maniera silenziosa. Non mi sembra. Non riesco. Non me lo immagino di ottenere quello che voglio, semplicemente aprendo la porta e chiedendolo a Eva, specialmente visto che non ho niente con cui negoziare. Vago nel marciapiede di fronte al freddo, cercando di immaginare quale sia il miglior approccio. Ovviamente con questo clima invernale
nessuna delle finestre del piano terra sarà aperta. Noto che c'è una piccola porta dall'altra parte dell'edificio e che qualcuno ogni tanto da solo sembra entrare e uscire. Con tutto il coraggio che ho, aspetto i momenti dopo che l'ultima persona è entrata prima di spingere la porta. Che bella che era la canzone, era di MC Hammer, vero? Roba, ragazzi, che solo i più vecchiardi si possono ricordare. Mi ritrovo in un piccolo ingresso con un campanello. Vanilla Ice, giusto, bravo War, bravo, è vero, è vero. Suono, poi entro una seconda stanza molto lunga con un bancone a destra per il cloakroom, guardaroba. Un uomo in uniforme mi accoglie in inglese. Tinge with the slides. In un inglese sporcato da un leggero accento cieco. E mi chiede di lasciargli le mie cose. Gli do la borsa e la giacca. In cambio mi dà un token numerato e ciò che sembra essere un grosso pezzo di tessuto nero, piegato in maniera impeccabile. Colombino mask? Ah, con una bianca maschera di colombina in cui ci sta soppresso. Questa serata mi sembra promettere cose molto kubrickiane. Come sospettavo, questo tessuto si rivela essere un grosso cappuccio che mi metto in testa prima di indossare la maschera. La stanza di fianco è un grosso salone con le mura. The walls hung with black and dressed with woodwork. Con mura dipinte di nero e con appesi woodwork, sculture in legno. Circa 30 persone vestite in quello che sembra essere dei vestiti rituali sono riuniti in piccoli gruppi con in mano bicchieri di champagne. La maggior parte di essi indossa cappucci neri come quello che mi è stato dato, ma vedo anche una persona con un cappuccio rosso e altri due con cappucci porpora e maschere argentate, probabilmente per distinguere i loro ranghi all'interno dell'organizzazione. C'è una persona che sembra da sola in un angolo della stanza. Potrei utilizzare questo isolamento per cercare di avere informazioni da lei. Baldracci, è lei? Sentiamo cosa ha da dire, perché magari in questa realtà l'organizzazione è diversa. Mi avvicino alla tipa ammantata. Nonostante la maschera nasconda la maggior parte della faccia, le rughe attorno alla bocca suggeriscono che si tratti di una donna più vecchia. Cerco un approccio con un buonasera in inglese, al quale risponde in un accento indubbiamente nordamericano. Ho visto che anche lei è da sola, mi sono detta che magari probabilmente apprezzerebbe un po' di compagnia. Oh, grazie sorella, è molto gentile. Mi porge la mano. Ruth. La stringo. Ma com'è Alice? Ma glielo dici anche? Ma sei stupida? Non è che da venire qui in maniera sneaky. Ma inventati qualsiasi nome, no? Genoveffa.
Sono arrivato da Toronto, ho paura di essere ancora sotto il potente jet lag. Rutto, saluta. Veramente non mi sembra il caso. Spero che questo concilio straordinario ne valga la pena. Non avevo realizzato che la loggia avesse membri da tutto il mondo. Oh, sono sicura che non si pentirà del viaggio. Davvero? Nei giorni di Ernst Lorenz mi davano più di 48 ore prima di indire un raduno. Da quando sua figlia però è a capo della loggia, è andato tutto in malora. Sento una mano sulla spalla. Mi giro. Sento rumori sottofondo adesso. Così è nel gioco. Altri rumori, se si sentono addirittura quelli di là, è Vale che sta facendo cose. O sono i ladri, credo sia la Vale. Mi giro. Ma addirittura così tanto si sentono? Mi sa che si è sputtanato un po' il microfono. Mi giro. Un uomo. Il suo senza costume. Si, diciamo, torreggia su di me. Parla con una voce tranquilla ma decisa, con un accento inglese, con l'inglese macchiato da accento dell'Europa dell'Est. Se ha intenzione, la prego di seguirmi, Alice. Ops. Il mio approccio discreto è fallito, ma va? Mi prendo un momento per soppesare le mie opzioni. Non ho piani B. Non credo che fare casino in questo momento mi aiuterebbe. L'uomo sembra capire cosa mi sta passando per la testa e aggiunge: non faccia l'idiota. Sospiro. Bene. Gli permetto di scortarmi di sopra. Appena siamo fuori dalla vista degli altri membri della loggia, mi afferra il mantello e lo strappa. La maschera, per favore. Obbedisco. Impingerai col giusto? Sì, in effetti sì. Prendiamo un corridoio, poi un altro, prima di entrare in un largo ufficio. Eccola la nostra amica. Eva siede dall'altra parte della stanza e sta scrivendo qualcosa su un foglio di carta. Datemi un secondo. Che a questo punto speravo di. Vabbè, va bene. Poi la ritaglio. Screenshot. Il disco di fianco a lei, sul tavolo. Oh. Smette di scrivere. Ah, grazie, Jacob. Non so che cosa speravi di fare, Alice, ma ti abbiamo notata mentre stavi cercando di capire come entrare nel palazzo. Adesso sentite i rumori di là, del rubinetto? Che non dovrebbero sentire. Come sì? Ma com'è possibile? C'è il filtro attivo. Che palle, si è sminchiato tutto l'audio. Vabbè. Possiamo fare gli ironici oppure stare tranquilli. Poco ma si sente, ok.
disattivo, forse se abbasso un po' il gain, però poi non mi sentite. Ora si sente ancora? Ciao Umbe, buonasera, benvenuto. Sente un pochino. Sbassa gain e alza volume d'uscita, quello che stavo facendo, infatti. Filtri. 250. Alziamo qua. Proprietà. No. Audio avanzate. Ciao Umbe, come stai? Buonasera. Vediamo se è così. Un po' meglio. Adesso se la valle la ha spenta. Vale? 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 Sì, buonanotte, mi sa che c'ha le cuffie. Appena tornato a casa ero a mangiare il sushi con i fratelli, come va? Bene, anche se domani si lavora. Siamo davanti alla Miss Simpatia, Eva. Ci hanno sgamato. E lei al disco. Facciamo ironia, come se fossimo in un film. Sareste dovuti uscire e catturarmi subito. Mi avreste risparmiato di prendere un sacco di freddo. Eva sorride. Ero curioso di vedere cosa avresti fatto. Per essere franca, mi aspettavo una tua visita. Ci hai dato del filo da torcere, tu e il tuo amico. Come si chiamava? Ulisse. Mi giro verso Jacob, che si trova dietro di me. Guarda altrove. Ah, sì, Ulisse. Dimmi, Alice, come hai scoperto che il quartier generale della loggia era qui a Praga? Di solito riusciamo a essere poco sospetti. Ma sembra che nulla sia in grado di fermarti. Aspettate un secondo. Allora, cosa ci ha aiutato? Arthur Pullman, nessuno sono affari tuoi, non sono affari tuoi, ci manca anche che le diciamo che Arthur ci ha aiutato, che poi va a fargli il culo. Sì, War, tutto ok, stavo cercando di chiamare Vale, non volevo gridarvi nelle orecchie, lei aveva le cuffie e non mi sentiva. Ascolta, non sono affari tuoi, non sono venuta qui per dirti dei piani che ho usato per trovarvi. Molto bene. In tal caso, andiamo dritti al punto. Non so quanto hai familiarità con i tecnicismi dei segreti della nostra confraternita. Così, ho intenzione di spiegarti le cose nel modo più chiaro possibile. Come puoi immaginare, sono una donna molto impegnata e non hai scelto al momento il giorno migliore per farci visita. È stato portato alla mia attenzione che uno dei nostri fratelli, Jacob Novak, qui, è responsabile di un incidente che è costato la vita del tuo partner nella sua ultima emanazione. Immagino che la tua presenza qui
insieme alla tua rinnovata determinazione a rubare il Koros dalle mie mani, sia legata alla sua morte tragica. Non è vero? Dacci il disco, non ti infiammerò la verità. Stiamo in silenzio. Mi mordo la lingua, scegliendo di stare in silenzio, e lascio che Eva mi riveli i suoi piani. Lascio andare un sospiro. Molto bene. Riesco a vedere attraverso di te, Alice. Sei trasparente come l'acqua. Ma dopo tutto, se vuoi stare in silenzio, ci risparmierai tempo. Quindi ti ringrazio. Ho una proposta per te, Alice. Sei una donna piena di risorse. Sei riuscita a scombussolare i nostri piani e scapparci molte volte. Hai già sentito il Koros, il che ti rende di facto un membro onorario della nostra organizzazione. Anzi, Honorary Grand Mistress, sono una sacerdotessa. Unisciti a noi. Saremo onorati di converti tra di noi. Cass? Attacca l'albero delle mele facendo un cane col serpente. Un attimo. Dopo tutte le nostre i nostri dissapori, dopo aver inseguito Ulis per anni, stai suggerendo che io debba unirmi alla vostra organizzazione? Essere onesto, più di tutte, sto pensando alla tua capacità di causare problemi. Ovviamente, se accetterai, avrai accesso al Koros tanto quanto gli altri membri che hanno raggiunto il rango di maestri nella loggia. E se rifiutassi? Se rifiuti, allora ti chiederò da Jacob di escortarti alla porta e temo che dovremo occuparci delle tue capacità di causare problemi. Se riesco a sentire Jacob diventare irrequieto dietro di me. A quanto pare il modo di fare di Eva lo sta mettendo a disagio. Sono un po' stanale. Mi prendo un minuto per soppesare i pro e i contro. Eva sembra essere sicura di se stessa. Ha il disco e crede di essere quella in controllo. Non sembra essere conscia dei pericoli che affronterà se mi lascerà ascoltare il disco ancora. Con ciò che Pullman mi ha detto, potrei completamente cambiare il destino di tutte le persone di questa stanza e ottenere la miglior possibilità di stare di avere di nuovo Ulis in vita. Facendo ciò, so che c'è una forte possibilità che mi troverò in un mondo, una realtà completamente diversa da tutto quello in cui con cui sono familiare. Ma è un rischio che voglio correre. D'altra parte, potrei, ovviamente, fingere di accettare, ma non devo sembrare troppo entusiasta se non voglio metterla in allerta. D'altra parte, potrei anche cercare di negoziare promettendo di smetterla di rompere le scatole se mi lascerà ascoltare il disco un'ultima volta. E credo che, visto che volendo essere generosa, forse accetterà la mia proposta, anche se è troppo chiaro. Anche se si tratta semplicemente di pulirsi la coscienza e quella della loggia. Alice tira fuori le vendure schiente. Eva attende pazientemente la mia risposta. Cazzo. Accettare, far entrare a far parte della loggia, ascoltare il disco. Allora, secondo me ci lasceranno ascoltare il disco in entrambi i casi. Rifiutiamo. Rifiuto e le dico, guarda, vediamo se davvero dice che si inculi. Beh, sarebbe per finta, Paolo. Rifiutiamo. Faccelo sentire un'ultima volta e spariamo dalla tua vita. Mi spiace, ma non ho intenzione di unirmi a voi. Un'ombra di rabbia si palesa sul volto di Eva.
una controproposta per te, però. Lasciami ascoltare il disco, oggi, un'ultima volta, e prometto di lasciarti in pace. Eva guarda Jacob, che si trova ancora dietro di me, e la sua espressione cambia da rabbia a dubbio. Come avevo sperato, la presenza nella stanza di un membro dell'organizzazione che sembra responsabile per la situazione sembra giocare a mio favore. Rimango qui, zitta, sperando che abbocchi, quando finalmente ho la tua parola che non contenterai più la loggia o cercherai di rubare il Kronos dalle nostre mani se te lo lascio ascoltare questa sera? Hai la mia parola, giuro. Si concede del tempo per riflettere. Tutto quello che voglio per la loggia è che rimanga in possesso del Kronos di nuovo. Ma come protettrice sovrana degli Ion Kairos non posso andare contro i principi della nostra confraternita. So che il signor Novak ha patito parecchio l'incidente che ha costato la vita al tuo amico. Per fare in modo di pulire la sua coscienza solo per questo motivo, sono propensa a accettare la tua proposta, farti ascoltare il disco un'ultima volta. Quindi se noi torniamo indietro nel tempo, cancelliamo l'incidente, Ulisse non invita, ma lei lo fa anche per Jacob, che non avrebbe più investito Ulisse. In cambio, ti chiedo di darmi la tua parola, che non sentirò mai più parlare di te dopo questa sera. Eva mi porge la mano oltre sulla scrivania. E la stringo. Sono contenta che abbiamo trovato un consenso. La loggia detesta la violenza da sempre, come forse già saprai. Guarda Jacob, che si trova ancora dietro di noi. Mi giro. Alice, mi dispiace davvero, davvero per l'incidente che ha costato la vita al tuo amico. Spero davvero che il Kronos ti faccia raggiungere un'emanazione dove potrai ritrovarlo. Chiediamo che cosa è successo. Cos'è successo di preciso? Almeno ci dà le informazioni. Pensavamo che avesse lui il disco. Ci siamo confrontati con lui per riprendercelo. Ha cercato di scappare ed è stato colpito da un'auto. È morto sul colpo. È stato più di 3 anni fa, ma ci penso ancora tutti i giorni. E di nuovo, mi spiace per ciò che è successo. Speriamo che il disco sia in grado di restituirmelo. Jacopo abbassa la sua testa in segno di assenso e poi torna al suo posto, al limite della stanza vicino alla porta. Eva controlla l'orologio. Bene, è quasi ora. Devo prepararmi per la serata, per il consiglio. Jacopo ti accompagnerà nella sala delle preghiere. Viste le particolari circostanze della tua presenza qui, ascolterai il Kronos alla fine della cerimonia. Sono 13 anni da quando sono passati 13 anni da quando abbiamo avuto un nuovo membro della confraternita. Quindi spero che tu abbia. Spero che tu voglia rispettare i nostri costumi. Faccio affidamento sul tuo senso di decenza e sulla tua discrezione. Annuisco. Molto bene, ti ringrazio. Signor Novak, accompagni il nostro ospite nella sala delle preghiere. Eva prende il disco e i suoi appunti e lascia la stanza. Io e Jacob la seguiamo fuori. Tutti nudi. Tette! La stanza della
e la preghiera si trova al piano terra. È una lunga stanza rettangolare con un pavimento a scacchi di marmo. Ah, guardate, c'hanno gli amplificatori. Se lo ascoltano insieme, ma sono matti? In effetti, se tutti ascoltano il disco tutti insieme, chi è che modifica la realtà? La stanza non sembra come se sembra che non sia stata rinfrescata negli ultimi 20 anni. Il che mi lascia pensare che Ernst Lorenz effettivamente abbia comprato un tempio massonico nel momento in cui la cortina di ferro è caduta. Probabilmente per coprire la vera natura dell'Ion Kairos, o meglio, la sua mancanza di scopo. L'assemblea deve... conterrà circa 30 persone, radunate in due gruppi, da entrambi i lati della stanza, lasciando una navata centrale libera. Dopo pochi minuti di silenzio, accompagnata da alcuni sussurri in tutta la stanza, Eva fa il suo ingresso. La stanza delle preghiere, certo. Cammina. Guardate, anch'io voglio tre amplificatori così in casa. Ci attacco la chitarra. Cammina con passi discreti fino all'altra stanza, all'altro lato della stanza. Sale sulla piattaforma e si gira verso l'assemblea con una forte e chiara voce. Onorati fratello e sorelle, devo ringraziarvi per essere accorsi così numerosi e per alcuni da così lontano, in così poco tempo. Non vi avrei convocati qui, in questo consiglio eccezionale, se non avessi notizie fantastiche da darvi. Dalla morte del nostro protettore sovrano, Ernst Lorenz, abbiamo scosso cielo e terra per ritrovarlo. Oggi mi dà grande gioia dire a tutti voi che il Kairos finalmente sia stato restituito. Dopo la nostra lunga camminata nel deserto, gli Ion Kairos finalmente stanno per rinascere. Tutti voi qui, i più leali, che avete tenuto fede nella confraternita, negli insegnamenti di mio padre, nel mio governo, seconda protettrice. Tutti voi sarete ricompensati, quando a tempo debito, con la conoscenza del Kairos, o Kairos. Pezzone, ciao! Come stai? Si facci fare uno shoutino, che... Donde stas, mio amico? Ciao pezzo, buonasera, benvenuto, buona domenica. Stiamo giocando, stiamo leggendo questa visual novel da 5 puntate ormai. Sono 6 capitoli in tutto, per ora ne abbiamo fatto una serata, in settimana si finisce. Non è velocissimo, però metti Radio Edo. Ci sono delle tette qui, ci sono delle boobies. Benvenuto e grazie per la compagnia. Spero, se stai tornando a casa, di essere d'altrettanta compagnia con questa storia di fantascienza musicale, chiamiamola così. Fa un cenno con la mano verso tutti noi. Per la prima cerimonia in 13 anni abbiamo due beneficiari. Nostro fratello Giacomo, che ha raggiunto la loggia poco più di 10 anni fa, e il fratello Alexander, che rappresenta il nuovo sangue dell'organizzazione. Tutti sono stati fondamentali nel recupero del Kairos e il Gran Consiglio ha deciso di ricompensarli per la loro devozione alla causa. Saranno quindi i primi a essere liberati dal mondo falso e a ergersi oltre il caos delle emanazioni multiple della realtà fisica. Ah, con le cuffie. Allora le casse a cosa servono? Giacomo si alza, si avvicina a Eva
si genuflette e poi si siede sul trono. Ma qui è un casino, nel senso, boh. Eva mette il disco sul mangiadischi, mentre Jacob si toglie il cappuccio e si indossa le cuffie. Fratello Jacob, sei pronto a non essere più falso, più schiavo del falso creatore, e di prendere... To take yourself from dominations, e di sradicarti dalle emanazioni del mondo falso e ricevere la luce della conoscenza? Sì, protettrice sovrana. Eva accende il mangiadischi. La stanza si riempie di riflessi luminosi. Poi, quando il lago del mangiadischi raggiunge il solco centrale, tutto torna alla normalità. Jacob si toglie le cuffie. C'è qualcosa di leggermente diverso in lui. Forse is stubble, is a little less glossy shape. Forse il suo viso è leggermente meno rasato. O forse sono i capelli, che sono meno ingrigiti. O forse è qualcosa nel suo modo di camminare. L'assemblea applaude mentre si alza e si siede alla sinistra del palco con le due persone che indossano i mantelli porpora. Il rituale si ripete per l'altro mio vicino, Alexander. Di nuovo la strana vibrazione nell'aria che si ferma quando il disco finisce di girare. È il turno di Alexander di sedersi alla sinistra vicino agli iniziati. E poi Eva parla ancora. Come... a cazzo, prima lei. Come consuetudine, ora ascolterò io il disco, il chorus. Come protettrice sovrana degli Ion Kairos, il mio ruolo è perpetrare che la nostra comunità e farla crescere. Ecco perché... Cercherò di far sì che la loggia sarà si trovi nell'emanazione più propizia, come i gran maestri qui testimonieranno al mio ritorno. Come fanno a testimoniarlo? Eva si siede, indossa le cuffie e fa partire il disco. Come fanno a essere sicuri di quello che c'era prima? Per la terza volta l'aria comincia a vibrare di particelle luminose. Questa volta la stanza sembra cambiare. Drappi di velluto pesante appaiono ai muri e l'arredamento diventa più opulento. Quando il disco finisce, l'assemblea applaude e la stanza, che era mezza vuota, ora è piena improvvisamente di una moltitudine di nuovi iniziati incappucciati. Per la prima volta sono completamente conscia dei pericoli che il disco rappresenta, se messo nelle mani sbagliate. Se Eva è ambiziosa quanto crede Arthur Pullman, gli Ion Kairos potrebbero ammassare così tanta ricchezza e influenza che potrebbe diventare incontrollabile. Ah, si toglie le cuffie. No, mette le cuffie sul tavolo e noto che i suoi capelli sono cresciuti. Intensifying her hair, rafforzando il suo look di sacerdotessa pagana. Prima di chiudere questo consiglio, vorrei che un'ultima persona ascoltasse il chorus. Abbiamo tra di noi questa sera il precedente guardiano del disco, che ha perso qualcuno da lei caro nella precedente emanazione. C'è anche Steve, hai visto pezzo? Siamo pochi ma buoni stasera.
il consiglio dei maestri e io stessa, il protettrice sovrana degli Aion Kairos, abbiamo deciso, nella nostra benevolenza e come gesto di pace e armonia, di autorizzare questa persona di controllare l'emanazione un'ultima volta. In cambio, ha promesso di non intromettersi più negli affari della confraternita e di mantenere di tenere per sé i misteri che ha osservato. Aspettate che questo è uno screenshot più bello. Eva mi fa cenno di avvicinarmi. Alice, prendi posto. Mi siedo sul trono, mi metto le cuffie sulle orecchie e poi avvio il disco. Una nota di una chitarra pervade l'aria. Quasi feedback. Gli occhi dell'assemblea sono fissi su di me. Dei riflessi luminosi emergono. Guardo Eva un'ultima volta. Lei mi ricambia lo sguardo, impassibile. Le luci si contorcono. Guardo all'interno, alla ricerca di Ulisse. Canzone. Vediamo se riusciamo a mantenere questa realtà. Alice? Ulisse entra nella stanza. Rapturino, Davo, buonasera, benvenuto, ragazzi. Facciamo gli auguroni a Davo. È il suo compleanno. Auguri, Davo, grazie mille. Ma, cioè, il tuo compleanno fai tu la sabba a me. Ma dai, su. Buonasera, benvenuto. Grazie mille per essere qui. E siamo verso la fine. Erano quelle di settembre rimaste. Non mi ricordo anche cosa era settembre, ma grazie mille davvero. Siamo alle battute finali, nel senso che questo è il quinto capitolo su 6. Se dura poco, potremmo pensare anche di farci il rush e finire il gioco, eh? Edronic! Ma quanta gente bella, ragazzi! Aspettate, io come faccio? Qualcuno mi ricordi a breve di fare anche lo shout-out a Edronic, ragazzi. Andate a seguire tutti quelli che vedete in chat, Umberto, Pezzo, Rapture, Tsuki che non c'è ma c'è Fabio, Edronic che deve ricominciare a fare le live perché non le fa da un sacco e fa delle foto della Madonna, e io ogni volta che passo sul suo Discord, ragazzi, o sul suo Instagram sono con la bava alla bocca perché fa delle cose meravigliose. Edro, se hai voglia di pubblicare qui di nuovo il link al Discord o al tuo Instagram, fai pure,
se preferisci, visto che non stai streamando da un bel po'. Nel frattempo, Ulisse entra nella stanza mentre il disco che sto ascoltando finisce. Ricordo questo momento. Ciò che non avevo notato, grande Edron, ragazzi, andate a seguirlo su Instagram, vedrete della roba meravigliosa. Ciò che non avevo notato la prima volta che ho vissuto questo momento era che il disco era il disco che aveva sotto braccio. Un disco da 7 pollici con una custodia bianca. Credo che pensavo stessi uscendo stasera. Si cammina verso di me, si piega alla mia altezza e mi dà un bacio sulle labbra. Le sue mani tremano leggermente. Sembra scosso. Get to the point, non abbiamo tempo di... Ulisse, non ho molto tempo e ho un sacco di cose da dirti. Ulisse si fa indietro e mi guarda preoccupato. Che significa? Che intendi, Alice? Indico il disco che ha appoggiato sul tavolino. L'hai ascoltato? Sì, l'ho appena comprato, è parte di una collezione di musica psichedelica. Un collezionista alla baia. È stata l'esperienza più strana che abbia mai avuto. Ma come fai a sapere del disco? È un acetato, probabilmente un pezzo unico. Ulisse, quello che sto per dirti sarà difficile da credere, ma devo chiederti assolutamente di fidarti di me. Ulisse annuisce e risponde senza esitazione. Certo, Alice, dimmi. Distruggiamo il disco? Gli diciamo tutto oppure gli nascondiamo dei dettagli? Lui ora non sa ancora come funziona il disco, evidentemente siamo tornati più indietro del tempo del solito. Diciamogli poco. Questo disco ti porta indietro nel passato quando lo ascolti, come hai appena scoperto. Ho ascoltato il disco nel futuro e mi ha portato a questo momento, questo ora. Qui il mio tempo qui è in breve, ma tutto ciò che devi sapere è che devi sparire, è che devi... No, devi dirgli di distruggerlo, è che devi tenere il disco al sicuro. Non cercare di imparare di più, ti prego. Devo sparire? Sì, devi lasciare Bordeaux. È l'unico modo, Ulisse. Mi dispiace. Con un po' di fortuna avrò ancora ricordi del futuro dopo che avrò ascoltato il disco. In quel caso ti dirò tutto. Ma se non fosse così, ti devo chiedere di fidarti di me. Prendo il disco dal tavolino e lo metto sul giradischi. Ah, giusto, sta facendo l'Inception. Quello che ci avevano detto anche Arthur. L'episodio scorso ci ha detto che se tu trovi nel passato il disco e lo ascolti anche nel passato, fa una specie di Inception che ti porta ancora più lontano dalla realtà vera, tra virgolette, che stai vivendo in quel momento, in modo tale da modificare le cose. Che casino, ragazzi. Raccolgo le cuffie e prima di mettere sulle orecchie guardo Ulisse un'ultima volta. Appoggio le cuffie, vado verso Ulisse e lo abbraccio forte. Ci vediamo tra 4 anni. Se non sarò stato in grado di dirti tutto prima di allora, allora ti spiegherò tutto. Mi abbraccia di nuovo prima di baciarmi appassionatamente. Mi siedo vicino al mangiadischi e preparo a mettermi le cuffie. Alice, aspetta, ti prego. Pausa il disco. Sai che hai tutto il mio amore e la fiducia, ma sai cosa mi stai chiedendo di fare? Un sospiro esce dalla mia bocca.
Ulisse, vorrei avere il tempo di dirti di più, di dirti tutto, ma la mia coscienza potrebbe lasciare questo momento del nostro passato in ogni secondo. E se non avrò ascoltato il disco prima di allora, sarà una catastrofe. Ulisse mi guarda con sbigottimento mentre finisco di mettere le cuffie. A meno che non sia tristezza o solo affetto. Esito per un attimo mentre prendo il braccio dell'angiadischi, del lettore, prima di ricordare a me stessa che non ho scelta. Non ho il diritto di esitare, né di cambiare la mia decisione. Non voglio che Eva abbia il disco. Voglio fare in modo che... voglio fare in modo... Voglio trovare la... la percentuale di possibilità più alta che Ulisse sia ancora vivo nel mio nuovo presente, anche a spese della mia realtà o la mia identità. Prendo un lungo respiro e poi, con rinnovata determinazione, metto il disco sui solchi. La musica... Ah, cazzo, bello anche questo screenshot. La musica mi avvolge come una nuova ondata di suono. Il salotto del nostro piccolo appartamento brilla, come se pieno di luce solare filtrata dall'acqua, e l'aria vibra con le onde sonore che... Submergence, che affogano la mia coscienza. Vengo trascinata via dalle onde, mentre l'ultimo raggio del tramonto svanisce dietro i tetti di Bordeaux. Sacrifice my whole self on the altar of your survival. Pesante, eh? Lost and found my soul is torn in pieces until nothing remains. My own self is lost. I'm laid bare before the creation. Someone is by side. Grande Patti. Acceptance or refusal? Refusal, abbiamo cancellato la nostra... A hand to warn me from the shadow of you. I turn away your image dissolves as you drift the other way. The wave crashes on the shore of this alien world. New and made nation, and as the sun retreats, I see what I've become. I slip into her like in love. The old Alice is lost, nowhere to be found. I embrace my new destiny. Grande. Capelli verdi. Questa cosa dei capelli è un po', mi ricorda The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Vediamo in che mondo siamo finiti. Sto piegando l'ultimo degli abiti nel camerino quando suona il campanello. Samira mi fa gesto di non muovermi. Vado io. 6 mesi. 6 mesi sono passati da Praga. La vita ha ripreso il suo corso. Almeno un'altra vita. In questa vita lavoro in un negozio di abiti a Saint-Ouen, vicino al mare, al mercato. Vendiamo un sacco di roba vintage, di piccoli di designer. And it shows me my own style a lot. E posso dare molto il mio stile. Vorrei dire, se mi lasci ti cancello. Esatto, Steve. Esattamente, quel titolo orrendo.
un piccolo aneddoto, che quando siamo andati a vederle con gli amici, io detestavo l'idea di stare andando a vedere l'ennesima commedia stupida con due attori che in quella circostanza non mi ispiravano per niente, visto i trailer di quel film in italiano. Oh, i miei amici non ci hanno capito un cazzo, io ero sono uscito da quel film stracontento. E quando ho visto che si chiamava The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, ok, e non era una commedia per niente, ero super felice. Ragazzi, guardatelo, preparati i fazzoletti, ma è un film della Madonna, bellissimo, con Jim Carrey e Kate Winslet. E non solo, c'è anche Tobey Maguire, se non sbaglio. La parte più bella di vivere a Parigi, di godersi i concerti e le mostre al massimo. Adesso vivo a Parigi. Samira accompagna l'ultima cliente della mattinata alla porta e poi torna da me. Sono le 12 passate. Pranziamo? Ok, ma oggi. Pranzo con Patrizia. Ah, sì, giusto. È già venerdì. Puoi venire con noi se vuoi. No, no, è gentile da parte tua, ma vado da Mustafa a prendermi un panino. Ok. Quindi sta con Patrizia adesso, Alice. Grande. Faccio uscire Samira, chiudo la porta e poi risalgo la strada verso il mercato Jules Vallée con Samira, mentre Samira va verso Kléber. Il clima è piacevole. La primavera inoltrata finalmente ha raggiunto la capitale e riscalda le strade con rivitalizzanti raggi di sole dopo mesi di grigiume e di un inverno piovoso. Mi concedo un attimo guardando le finestre, nelle vetrine. Patrizia è raggiante quando mi vede arrivare al suo negozio. Buongiorno Alice, come stai? Peachy, e tu? Peachy, tutto bene tu? Bene, bene, è abbastanza tranquillo oggi. In quel caso, perché non andiamo a mangiare al caffè du commerce? Che ne dici? Buona idea. Chiederò a Pierre di dare un occhio al negozio. Non ti muovere. Fa un passo. Magari sono solo amiche, però. Fa qualche passo verso il 70, numero 73, il negozio del venditore di libri, prima di fermarvi e tornare al suo negozio. Ancora così. Prendo una busta da sopra il bancone e me la porge. È arrivata qualcosa per te? Oh no. Ah, davvero? Fa spallucce. Guardo la lettera. È una lettera. L'indirizzo è scritto a mano ed è indirizzata espressamente a me. Un concerto. All'interno c'è un biglietto scritto su una bella carta, bella spessa. È il biglietto di un concerto. Il concerto dice: Ah, grande! Eddie Black. E sotto. La Revanche de l'amour, concerto all'Olympia VIP. Eddie Black, grande, ragazzi, era il tizio rockabilly, che adesso è diventato famoso, quindi. E ci ha invitati con un VIP pass. Grande. Come nota, il biglietto d'accompagnamento dice: Alice, non so come potrò mai ringraziarti per ciò che hai fatto per me. Ma voglio provarci in qualche modo. Vieni a vedermi all'Olimpia. È la prossima tappa del mio tour. Ho alcune informazioni per te. A dopo, cioè più tardi, Eddie Black. La firma sembra il lattografo di una celebrità, disegnata perfettamente e reggibile. Dopo così tanto, avevo abbandonato ogni speranza di prendere il disco, di vedere Ulisse e tutto il resto.
Di che informazioni starà parlando, Eddie? Non ho idea. Non avevo notato che Patrizia era già tornata. Allora, di che si tratta? Penso per un minuto. Chiedendomi anch'io di che cosa effettivamente possa trattarsi. Poi dico... Notizia di un vecchio amico col quale pensavo di aver perso ogni contatto. Ah, siamo già qui. Ok. Mi avvicino ai due buttafuori che la bloccano l'ingresso verso il backstage. Dopo innumerevoli controlli sulla mia identità e un po' di una piccola chiacchierata a walkie-talkie, per essere sicuri, mi viene permesso di entrare all'Olimpia attraverso il labirinto di corridoi che portano ai camerini, cercando di mettere ordine in tutto ciò che ho visto. Eddie Black che suona i suoi greatest hits in un tour in europeo, accompagnato da una grossa band in uno del capitale delle sale da concerto più prestigiose della capitale. Diciamo che ho appena passato due ore piuttosto surreali. Il camerino di Eddie è facile da trovare. È quello con altri due buttafuori di guardia. Entro in una stanza grossa, confortevole, con le mura ricoperte di tessuto marrone, un divano di pelle e un paio di poltrone al centro della stanza. Eddie siede su una delle due poltrone, la sigaretta che pende da uno degli angoli della sua bocca e un bicchiere di whisky nella mano. Mi guarda per un momento prima di riconoscermi, poi si alza in piedi e mi abbraccia in un modo naif e quasi toccante. Non ti avevo neanche quasi riconosciuta, aggiunge con uno sguardo di comprensione. Il disco? Annuisco. No, il disco? Annuisco. Torna alla sua poltrona e mi fa cenno di sedermi di fianco a lui. Poi prende una bottiglia Jack Daniel dal cesto del ghiaccio sul tavolino e versa un bicchiere a entrambi. Non ero sicuro se saresti venuta. Ti sei goduta lo spettacolo? Sì. Sì, è stato fantastico. Oh, non c'è bisogno di indorare la pillola. So che se sono solo gli ultimi colpi della carriera di un tardone come me. Ma non è ciò che volevi? È ciò che pensavo di volere. No, Ciccio, mo. No. Non mentirò, la mia vita è piuttosto bella. Ora posso dire che mi siedo su una piccola fortuna. Sono in salute, molto più in salute. Eppure, un sospiro. Io e Monique ci siamo lasciati anche in questa realtà. Almeno ci vediamo ogni tanto. Visto che adesso le pago comunque gli alimenti. E mi dico a me stesso che forse col tempo, ad ogni modo, non sono qui per parlare di me, ma sono contento che sei venuto a trovarmi. E alla fine, praticamente grazie a te, se tutto ciò esiste, nonostante tutto. Fa piacere anche a me. Mi spiace di per Monique. Spero che le cose funzionino tra di voi. Full of pain. Eddie fa spallucce con la faccia piena di dolore. Lo spero anch'io. Detto ciò, non ti ho invitata qui per il concerto. Come ti ho detto nella lettera, ho delle cose per te. Ho qualcosa per te. Il tuo amico Ulisse? Sì. L'ho visto durante il tour. Mi ha dato questo per te.
Eddie infila la mano nella tasca della giacca e tira fuori una cartolina. È venuto nel camerino, alla fine del mio concerto ad Atene. Non sapeva come dove trovarti. Quando ha visto il mio nome come headliner, ha detto che ha pensato che forse vorrei aver saputo io. Visto come l'ultima volta io e Ulis ci siamo visti a Parigi, prima che ti mandasse il disco, aveva capito che mi avevi lasciato giusto, se mi avevi fatto in modo che mi avevi lasciato ascoltarlo. Non ho potuto aiutarlo, non sapevo cosa ti era successo dopo Londra, ma ho promesso che ti avrei trovato. Mi porge la cartolina. Il mio cuore sobbalza per un attimo. Avevo quasi perso la speranza che un giorno sarei riuscito finalmente a sentire di nuovo Ulisse, di rivederlo. Davanti, la cartolina mostra antiche rovine su un mare turchese e la scritta Mykonos. Mykonos, ragazzi, è un'isola della Madonna. Ci sono stato un sacco di tempo fa con mia mamma e i miei genitori, così. È un'isoletta meravigliosa, Mykonos. C'è un sacco di vento, per cui anche quando fa caldo non sembra, però... la giro e riconosco istantaneamente sul retro la calligrafia di Ulisse. Alice, we said this each other. Avevi detto che ci saremmo visti in 4 anni, ti ricordi? Sono a Mykonos, ci vediamo lì? Ulisse. Sotto la firma c'è un nome e un numero di telefono. Guardo Eddie, che si sta osservando le scarpe, probabilmente per darmi il tempo di elaborare queste informazioni. Quanto tempo fa è stato il tuo concerto ad Atene? Una settimana? No, beh, forse 10 giorni. In tour di solito si perde un po' la cognizione del tempo. Ti ho contattata appena ho potuto. Non è stato facile trovare il tuo indirizzo. Detto ciò, non sembrava neanche in a rush, così ansioso di rivederti. Mi ha detto di fare quello che potevo, che c'era un sacco di tempo e che ti avrebbe aspettato. E poi, ora, comunque adesso sai quanto ne so io. Cosa farai? Sorrido davanti all'assurdità della sua domanda. Tu cosa credi? Salirò sul primo aereo per Mykonos. Quindi non sta con Patty. Lo finiamo, ragazzi. Capitolo 6, epilogo. Lo finiamo. Per ora è 1 ora e mezza di live. Se l'epilogo dura come il prologo, non dovrebbe essere così lungo. Che dite? Uff. Però... vado a bere una cosa. No, già che siamo a questo punto, non è stata un'esperienza meravigliosa questo gioco, è strano, è particolare, ci sono state delle live proprio noiosette, molto verboso, soprattutto quando abbiamo incontrato persone che parlavano di dischi, ma già che siamo qui, così settimana prossima iniziamo Ori. Eh sì.
fatemi screenshottare. Qualcuno di voi che si ricorda il greco o sa il greco? Ah. E che cazzo. Aspettate che chiediamo a chi ne sa. Mi muto un secondo. Tra l'altro, ragazzi, OBS verde fisso, eh? Non so cosa sia cambiato, ma welcome to the Cathedral of Shadows, where demons gather. Ops, mi sono mutato, scusate. Ragazzi, ora mi si sente, sì, sono un cretino. Ragazzi, ciao, signor Santilio, buonasera. Ragazzi, davvero, andate a seguire, non lo dirò mai troppo, troppo forte, troppo bene, l'archivio del signor Santilio. Stasera portavo una serata tutta dedicata all'MSX. E figata. Io di solito le recupero in differita le sue live perché sono molto divertenti e molto belle. Ciao signor Santilio, stasera stiamo finendo una visual novel che si chiama Across the Grooves. È una storia di viaggi nel tempo e di sliding doors della protagonista Alice, che ha un disco particolare che permette di viaggiare nel tempo e cambiare il passato, distruggendo però la realtà del presente. Siamo quasi alla fine, siamo all'epilogo, come vedete dalla schermata. Dalla schermata è stata regalata con Twitch Gaming, quindi ce l'hai sicura se l'hai riscattata, e sia questo che un altro gioco degli stessi, si chiama Along the Edge. Allora, io ho chiesto supporto. Anagnorisis significa agnizione. Originariamente significava riconoscimento, in un contesto greco antico, non solo in riferimento a una persona, ma anche a ciò che quella persona rappresentava. Era il momento in cui l'eroe aveva improvvisa consapevolezza della realtà. Direi che ci sta, visto quello che sta succedendo. Molto bene. Quindi questa è praticamente la realizzazione di sé. Non realizzazione nel senso di una persona che si realizza, ma la presa di coscienza, ecco. Siamo a Mykonos. La strada che si inerpica verso il villaggio è ripida.
L'autobus mi ha lasciato in fondo, all'incrocio con la strada principale. La bagliante luce del sole di giugno lascia... Cast the terrain of the island. Praticamente lascia, se sembra il terreno dell'isola, un grosso rilievo, e gli ultimi pochi centinaia di metri, yard, che devo attraversare sembrano quasi monumentali ai miei occhi. Mi fermo per un po' all'ombra di un olivo. Le case di pietra bianca si stagliano in maniera netta contro il blu ultramarine del cielo greco. La pace è assoluta, punteggiata solo dai versi dei gabbiani e del frinire degli insetti. Ricomincio a salire. La strada principale mi porta a una piccola piazzetta. Sul lato nord, un caffè. Ci entro. Di già? A sinistra, un gruppo di vecchietti siede a un tavolo giocando a carte, con sigarette che pendono dagli angoli delle loro bocche. A destra, una giovane donna beve il suo caffè mentre legge il giornale locale. Più avanti, sul retro, Ulisse mi guarda mentre arrivo. Cammino verso di lui cercando di controllare il ritmo del mio cuore. Non sono sicura di come devo comportarmi, come debba salutarlo dopo tutto questo tempo. Sì. Mi piego e gli do un bacio sulla guancia. Sembra un attimo spaventato, ma non dice nulla. Si aspettava più affetto? Si aspettava meno affetto? Non so dirlo. Ho bisogno di chiudere il cerchio con questo Ulisse, l'uomo che io conoscevo come il palmo della mia mano, e devo affrontare il fatto che lui, io, noi, siamo diventati persone diverse. Senza sapere cosa dire, sorrido timidamente. Sorride anche lui, e piano interrompe il silenzio. Alice. A quel momento tocca a me riconoscerlo, affermare che so chi sia e come ha fatto lui per me. Ulisse. Grazie per essere venuta. Sollevo una mano per attirare l'attenzione del cameriere vicino al tavolo. Pochi minuti dopo ci portano una bottiglia di raki e una caraffa di acqua ghiacciata. Ulisse prende un sorso e lascia andare un lungo sospiro. Non so da dove iniziare. Ho sognato questo momento così tanto, quando finalmente ci saremmo rivisti dopo tutti i nostri pellegrinaggi. E ora, una volta che sei qui, di fronte a me non riesco a trovare le parole. Posso capirlo. Dopo tutti questi anni è difficile anche per me. Ulisse ride. Che carina che hai quei capelli verdi. Dimmi, Alice, com'è la tua vita? Sembri diversa, eppure mi sembra di starti ritrovando per quella che eri. Non so se ciò che sto per dire abbia un qualche parvenza di senso. Quindi dimmi, sei contenta in questa realtà? Non lo so, ci sono appena arrivata. Non lo so, Ulisse. Il disco ha preso tutto quello che conoscevo e l'ha rivoltato come un calzino. Mi servirà tempo per trovare un equilibrio, un po' di stabilità. Ti giuro che ho fatto tutto ciò che potevo per risparmiartelo. Ho sacrificato la nostra relazione in modo che potessi essere libera dal disco, ma alla fine non ha funzionato. Cosa intendi che ha sacrificato la nostra relazione?
Ulisse fa un respiro. Nella realtà originale stavamo insieme ed eravamo felici. Sono avvenuto una band e hai aiutato Mark e me col negozio quando potevi. Grande. Mi tendo un attimo mentre realizzo che ciò che Ulisse mi stava per dire. Da qualche parte lo avevo sospettato. Decido di non interromperlo per lasciarlo andare avanti. Quel cazzo di disco si è intromesso nelle nostre vite e ha cambiato tutto. Volevamo capire che cos'era, da dove venisse. E abbiamo seguito insieme la pista. Prima a Parigi e poi la comune di in Bavaria. Siamo stati a Londra quando eravamo a Londra quando è successo. Stavamo preparandoci per andare al Boleskine per incontrare Arthur Pullman. E lì, dove gli Ion Kairos ci hanno raggiunti. Ero spaventato, volevo proteggerti. Sono andato nel passato e ho cambiato la realtà. Ah, Pucci, Samuels, ti ho messo in un mondo al sicuro, dove non avresti mai ascoltato il disco. Cazzo. Ciao Eben. Buonasera, shout out Dino. Eventurias. Ciao Balterone. Siamo quasi alla fine. C'è scritto capitolo 5, ma in realtà siamo già al capitolo 6. E qui diciamo che siamo comprensivi. L'ho capito, Ulisse. Il disco corrompe tutto ciò che tocca. Avrei probabilmente fatto la stessa cosa se fossi stata in te. Ora lo so, Alice, ma è stato un errore, una follia. E l'ho capito appena dopo averlo fatto. Mi sono odiato, ho sperato di non averlo fatto. La loggia mi stava ancora inseguendo e non era cambiato nulla. E poi cosa è successo? Ho abbandonato l'idea di tornare, di raggiungere Boleskine. Pensavo che la loggia sapesse che era la nostra prossima destinazione e ero quasi sicuro che sarei stato intercettato da Eva o uno dei suoi fanatici. Sono tornato a Parigi. Quando ho realizzato che erano ancora sulle mie tracce, ti ho mandato il disco a Bordeaux per evitare che me lo rubassero. E a quanto pare la mia intuizione era giusta. Hanno cercato di rubarlo la sera stessa. Ho atteso un po' di giorni perché che abbassassero la guardia e poi ho preso un treno per Bordeaux, dove ho scoperto che tu te ne eri andata. Ho iniziato a seguirti, prima a Parigi, poi Londra. Ogni volta ti ho perso di un giorno o due. Poi c'era un vuoto, una sensazione di essere come risucchiati nel vuoto cosmico. Sembrava durare un'eternità o forse un secondo. Non so davvero cosa sia successo. Quando mi sono ripreso ero qui a Mykonos col disco in valigia e un vago ricordo del momento preciso nel passato quando quando mi hai detto che ci saremmo visti tra 4 anni. E poi cosa hai fatto? Ci ho messo un po' di tempo per capirlo. Ero dall'altra parte dell'Europa. Ho cercato di capire che cosa mi avesse portato qui. Poi ho cercato di trovarti e non è stato facile da Mykonos con le mie finanze limitate. Quando ho visto che quel Pierre di Eddie Black stava facendo un tour in Europa, mi sono detto che forse avrebbe saputo che cosa ti era successo. E hai capito che Eddie Black era molto... non era affatto un perdente, vero? Uno sfigato. Sì, immagino di averlo giudicato male. Giusto. Ora tocca a te dirmi, raccontare. Ho quasi l'impressione che le tue avventure siano state più eccitanti. Ok, non ce la fa il riassuntore. Prendo un respiro e poi gli dico tutto dall'inizio, tutto di fila.
Bordeaux Jean-Baptiste, che non avevo, a cui non avevo pensato in, per mesi, il disco, Parigi, poi Londra, Glasgow, aver ascoltato il disco di nuovo, Arthur Pullman, scoprire della morte di Ulisse nell'altra realtà, Praga, e infine la mia nuova vita. Ascolta attentamente, senza interrompermi, mentre il sole scende piano piano verso il mare, allungando le ombre sotto il suo awning, sotto il suo splendore. Poi smetto di parlare. Ulisse, ci metto un minuto per raccogliere tutte queste informazioni. Quindi sono morto e mi hai portato in vita cambiando il passato? Sì. Ora capisco la sensazione di svuoto che non riuscivo a togliermi di dosso quando mi sono svegliato qui in Grecia. A proposito, non mi hai detto perché mi hai chiesto di incontrarci qui? Non sarebbe stato più semplice vederci ad Atene o almeno vicino all'aeroporto? Ulisse mi lancia uno sguardo di sfida. C'è qualcosa che volevo mostrarti. Vieni. Gattini, giusto? A Mykonos è pieno di gatti in giro. Non credo sia l'unica isola greca con questa caratteristica, ma... Si alza. Si prende in spalla il suo zaino da viaggio. Tira fuori delle monete dalla tasca e la lascia sul tavolo per pagarci i drink. Attraversiamo il villaggio in silenzio e scendiamo la strada verso la costa. Dopo molte centinaia di metri raggiungiamo il sito di un scavo archeologico. Non facciamo cazzate. Parte dello sito archeologico è stato coperto di tarpaulins, non so cosa siano. Un'altra suggerisce che i resti di un antico tempio che deve essere stato costruito qui millenni fa. A quanto pare questo sito è stato scoperto solo di recente. Lo scavo è stato interrotto a causa di tagli al budget. E visto che siamo ben lontani da qualsivoglia rotta turistica, pare che le autorità non siano presi la briga di chiudere il traffico al pubblico. Tarpaulins, se me lo dicevi, sono curioso. Vieni. Ulisse mi fa gesto di seguirlo. Aggiriamo la zona degli scavi e poi i teloni. Ah, ok, banalmente. Poi ci troviamo dall'altra parte, dietro di noi il mare che riluce. Da questo punto di vista possiamo vedere la pietra del frontone che è stata scoperta e che mostra delle incisioni meravigliose. La parte di destra è mancante, ma a sinistra riusciamo a distinguere una chimera, mezza donna, mezza aquila, che appare a proteggere la parte centrale, che rappresenta una specie di carion dalla forma quasi anacronistica. Sai che all'inizio, nella mitologia, le sirene non erano, è vero, donne e pesce, ma uccelli col torso e la faccia di donna? Mi giro verso Ulisse. E che vuol dire? Mi sorride. Sì. Sì, cosa? Anche in Final Fantasy? Sì. Quando mi hai detto di scappare 4 anni fa, pare che io abbia deciso di mettermi alla ricerca delle origini del disco. Ma non delle le origini del nostro disco di plastica, le vere origini, il Koros. E mi ha portato qui, a questo tempio misterioso che pare essere un vero dilemma
per gli archeologi e gli storici che hanno studiato la sua storia, secondo le informazioni che sono riuscito a ottenere. È il luogo di... in cui veniva... in cui faceva... si riuniva una setta gnostica molto antica. E il nostro disco è il risultato della riscoperta di un'antica conoscenza che avrebbe visto la luce, che sarebbe stata trovata qui per la prima volta. È presente la discografia di Magma? No. No, non mi dice nulla, mi spiace. Sono una band rock francese che ha avuto il suo quarto d'ora di fama all'inizio degli anni 70. Eccolo lì, ci mancava. Ci mancava lo spiegone. Magma. Più o meno lo stesso movimento degli Soft Machine e Canterbury Sin. Immagino. Con una musica che è sia artistica e un po' folle. Ok, ma che ha a che fare con noi? Ci sto arrivando. Christian Vander, il batterista e il cervello della band, ha inventato un linguaggio, Kobayan, in cui la maggior parte dei testi sono scritti. L'obiettivo del linguaggio è esprimere emozioni in una forma estremamente musicale. Ad esempio, quando colpisci con il dito lo spigolo di un tavolo, non diresti "Ah, cazzo, mi sono fatto male", ma invece grideresti con dolore. Ok, capisco l'idea. È interessante, ma non so dove vuoi arrivare. In questa lingua c'è un termine particolare. Zeul. Zul. Celestin. Sollevo un sopracciglio in modo scettico. Zul? Sì, Zul. Ciò che Vander voleva trasmettere con questo termine è l'idea della nota perfetta nel momento perfetto. Una specie di estasi musicale che permetteva a noi esseri umani di guardare per un attimo il divino. Ma quanta roba ha preso sta gente? Ulis mette lo zaino a terra e lo apre. Tra l'altro è strano che lui si chiama Ulis e ci troviamo in Grecia. Il mastro di chiavi la guardia di porta, esatto. Tra l'altro, Elena quanti anni aspetta il ritorno di Ulis nell'Odissea? Non 4, vero? Tira fuori un disco di 7 pollici in una familiare 10 anni, sì. Non mi ricordo, ragazzi, è una domanda seria, non mi ricordo assolutamente. Una custodia bianca familiare lo guarda per un minuto con un'espressione illeggibile e poi aggiunge: può essere 10? Ok, peccato, se fosse stato 4 sarebbe stato carino, questo, visto che lui si chiama Ulis. Però a sto giro è Alice che ha detto di aspettarla. Credo che questo disco, questa musica celestiale, sia il culmine di quella ricerca dell'assoluto. Mi poggio il disco. 10 anni, perfetto, grazie. Lo prendo. L'ho tenuto al sicuro finché non ti ho ritrovato, Alice. Io non ho nessunissima intenzione di suonarlo ancora. Questo disco mi ha rubato la vita, la nostra vita. Mi ha portato via la donna che amavo. Ulisse mi guarda con intensità. Si toglie gli occhiali per asciugarsi le lacrime sulle guance. So che non sei ancora lei, la donna che ho amato dal profondo del cuore, Alice. E so che io non sono probabilmente lo stesso uomo
di quando eravamo felici insieme. Ulisse si rimette lo zaino a terra e tira un piccolo mangiadischi. Non fare cazzate. Lo mette a terra di fianco allo zaino. Poi tira fuori un paio di cuffie che piazza sulla coperchio del Tepaz. Mi sembrava appropriato che la nostra storia finisse qui, dove era effettivamente iniziata. Si gira verso il mare, verso l'orizzonte. Fa quello che vuoi, Alice. Lo metto nelle tue mani. Poi fa alcuni passi verso la costa, più avanti, più sotto. Prendo il disco dalla custodia e lo tengo in mano, senza sapere cosa fare. Che peso! Se avete voglia, ditemi voi cosa fareste. Beh sì, ci sta Evan, se no avrebbe già ascoltato lui. Io voto per distruggerlo. Rapture anche. Più che altro ha portato solo casini. Ora lui è vivo, noi siamo salve. Ascoltarlo di nuovo rischia di sputtanare davvero tutto quanto di nuovo. Anche Bastion alla fine ha sempre scombinato tutto, è stato un casino. Esatto, ogni volta è stato un casino inenarrabile. Ascoltarlo potrebbe o riportare al presente, in cui lei vuole tornare al suo presente, tutto il gioco che vuole usare il disco per tornare al presente con Ulisse in vita. Allora io, Edo, se fossi Alice, lo distruggerei. Ma se fossi spettatore di un film di questa storia, tipo Inception, tipo quelle cose lì, vorrei vedere le cose incasinarsi. Almeno partiamo da un punto di partenza fisso, poi come si evolve la nostra vita, quella di Ulisse, vediamo. Intanto abbiamo una... Assolutamente, io se fossi in Alice non ne vorrei più assolutamente da vedere, cioè era da mo che dicevo distruggi sto disco. Però da spettatore e da amante di Philip Dick e di tutti quei romanzi un po' strani, cervellotici, vedere la scelta... Alla fine, se un personaggio fa la scelta giusta nei film, i film sono noiosi, le storie sono noiose. E poi sono curioso di vedere cosa... Sarà l'ultima scelta del gioco, immagino. Ma sono molto tentato di vedere cosa succede. E non possiamo salvare la partita perché c'è l'autosave. Rapture, è il tuo compleanno, decidi tu. Abbracciamo il caos, è andata. Vediamo quando scoppia tutto, dai. Rapture dice abbracciamo il caos. Dai, dai. Povera Edis, scusa. Mi siedo.
a gambe incrociate, prima che davanti al lettore. Pazzi scriteriati, sì. Povero Ulisse che dice fai quello che vuoi e se ne va, aspettando di vedere il suo mondo crollare dopo la scelta di Alice. Com'è possibile resistere alla promessa di un'altra realtà? Questa ci è caduta in pieno, con tutti e due i piedi. Un'altra emanazione? Un'altra Alice, che forse finalmente assomiglia a quella che giace nel mio profondo. Raccolgo le cuffie e me le metto in testa. Poi, con riverenza, metto il disco, il chorus. No, estraggo il disco dalla custodia e lo metto sul turntable. Guardo Ulisse un'ultima volta. I suoi occhi sono ancora fissati sull'orizzonte, con la schiena rivolta a me. Non si gira. Così, con rinnovata determinazione, metto il disco sui solchi e mi lascio trascinare via dalla musica delle sfere. Il mio spirito evapora nell'aria frizzante. Nel salt air and letting light. Ah no, è nella luce della serata, al ritmo di una strana e intima melodia. C'è questa. Quanta roba non abbiamo visto. Sono molto bella, sì. Oh, achievement unlock, a big heart in a black leather jacket. Ok. Swinging London. Bohemian Life. Electric Tastes. Lonely Hearts Club Band. Mi sa che hanno tutti i nomi di canzoni. Crossroads, ovviamente. Questo non lo so, se c'è una canzone che si chiama Seed Trip. L'Eremita. Così.
e non ho capito un cazzo. Quindi? Scusi, non è chiaro, no. Siete contenti di questo finale, non finale? Cose però. C'era un achievement, si chiama Mr. Crowley. All Along the Watchtower, bello. Dolce vita, ginocchio. Questo? Forse sì. Quindi, fatemi vedere una cosa adesso. For the sake of... Mi sa che cambia tantissimo, ragazzi. Sto vedendo adesso, ci andiamo a vedere. Voglio vedere un attimo se trovo un finale su YouTube. Sera. Cambia tanto, ragazzi, la fine, tanto tanto. Allora, ci vediamo un attimo. Vi faccio vedere adesso. Un finale alternativo. Credo. Vediamo se c'è una closure più. Vediamo, eh. Oh, Madonna, che casino. È diverso, già anche l'audio qui è... Oh, vediamo cosa fa. Distrugge il disco, bene, è quello che vogliamo vedere. Metto il disco a terra e con un colpo di tacchi lo distruggo. Brava. Nessuna giustizia divina mi colpisce. Bene. Solo la luce dorata del sole che sta tramontando sul mare Egeo. Ulisse non si è girato e continua a guardare verso il cielo, verso il mare. Che testa c'ho? Dietro di me la strada porta di nuovo al villaggio, verso la città, verso la mia vita. Davanti a me c'è Ulisse. Forse la rinascita di un destino in pezzi. O almeno la promessa di qualcosa di simile.
se ne può andare oppure non... No, dai. Hai fatto tutto sto casino. Ok. Ok. Cammino verso Liz e gli prendo una mano. Mi guarda e sorride. Sorrido anch'io. Sì, è bella quella scelta. Puoi stare in quella realtà ma non con lui. Poi i miei occhi vengono attratti dal mare aperto. E mentre lascio che la bellezza del mondo mi catturi, la mia mente viaggia al ritmo di una strana e intima melodia. E qui ci sarà di nuovo il finale. Infatti. Però non avevo i capelli verdi a sto punto. Quindi ci sono tante diverse possibilità. Figo, cioè la trama mi piace. La realizzazione, ragazzi, in alcune puntate capisco perché eravamo pochi, perché non è un contenuto facilmente streamabile in maniera coinvolgente, diciamo così, purtroppo. Io non sono molto a favore dei multiversi, ma sì, effettivamente è un finale aperto, mi piace di più il finale aperto, dici ok, mi rilancio col disco a cercare la realtà finché non la voglio plasmare plasmata esattamente come voglio io. No, io avrei fatto... Cioè, se fosse stata Alice non avrei voluto... Ma scusate, qui ho rimesso... Sto facendo Inception di... Ok. Avrei... Avevo i capelli neri, avete visto? Ah no, e questa tizia aveva i capelli neri invece che rossi. Noi quindi si arrangia, esatto, esattamente. E ragazzi, figo, abbiamo finito, finalmente. So che non è bello dire che finalmente abbiamo completato il gioco, perché sembra un po' che ce lo volevamo sbolognare, ma un po' sì. Certi capitoli sono stati molto molto lenti, molto molto verbosi. Non è stata l'esperienza più divertente del mondo, ma è molto interessante. Probabilmente Along the Edges me lo giocherò per conto mio, che è l'altro gioco sempre dagli stessi sviluppatori. Ciao Tony, ci sta che sia così il visual novel Rapture. In realtà con le due visual novel di Vampire the Masquerade non mi è pesato per niente, e uno l'avevo anche già giocato, per dire. Grande, grazie per la presentazione a Tony. Quindi noi abbiamo finito Across the Grooves in quanto tempo? In live da 2 ore e mezza. Va bene, onestissimo. A questo punto io l'ho promesso a più persone: se non lo faccio Evan viene qui e mi picchia. Noi settimana prossima iniziamo Ori and the Will of the Wisps, che ho già installato e che sono ansioso di cominciare perché il primo mi era piaciuto un casino. Non so ancora quando, probabilmente sarà mercoledì 15, essendo che il 14 è San Valentino e domani... Ciao Cadro, benvenuto, buonasera. Beccato alla fine cosa? Abbiamo preso il disco, abbiamo fatto casini e alla fine abbiamo continuato a vagare per i vari multiversi finché Alice non troverà la sua realtà desiderata. Anche se uno dei finali prevedeva anche che si potesse distruggere il disco, che forse sarebbe stata la realtà più idonea. Vediamo, volevo fare una cosa.
finirà anche qui la musica. Penny Lane, c'è una cima che si chiama Penny Lane. Facciamo così. Allora. Vediamo da chi vi porto. Lo so io dove. Prima che lo faccia lui, amici, io vi chiedo davvero di restare e di andare a salutare un amicone del canale. Vi ringrazio di nuovo davvero tantissimo per essere stati con me questa sera con la fine, il finale di Across the Grooves. Ringrazio di nuovo Archivio di Signor Santilio per il ride, Rapture e Warbumper per la resub e tutti quelli che sono stati qui in mia compagnia, anche per commentare le scelte che abbiamo fatto di questa visual novel che non mi è dispiaciuta, anche se riconosco che non sia proprio il tipo di contenuto più streamabile, più divertente da farvi vedere. Visto che mi avete sentito leggere fino adesso, io vi porto da il grandissimo Savoy che sta leggendo il Don Quixote di Miguel de Cervantes, è abbastanza avanti. Nel frattempo noi ci vediamo mercoledì con Ori and the Blind and the Will of the Wisps e poi entro fine mese una nuova one shot di World of Darkness e poi sto pensando a due cose per marzo che potrebbero essere molto carine, una maratona e una one shot di una cosa un po' diversa dal solito. Ragazzi, vi auguro buonanotte, ci vediamo mercoledì, vi auguro un buon inizio settimana. Ciao Edronic, ciao Cadro, ciao Servo, ciao Fabio, ciao Tony, ciao Rapture, ciao Even, ciao ragazzi, veramente grazie mille, sta per partire il ride, buonanotte.